Sarà che io, il re delle speculazioni, un po' il video sulla parte 3. A voglia lo fo. Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like, perché oggi sì, e c'è da parlare. Quindi mi raccomando, 500 like minimo per questo video. Condividetelo in tutto il mondo. E vi volevo anche ricordare di disiscrivervi ancora una volta. Magari anche se spargete la voce per chi ancora non lo sa. Disiscrivetevi dal vecchio canale e iscrivetevi a questo, che è effettivamente il mio nuovissimo canale al 100%. Detto questo, buona visione! Ciao, sono Lernas e bentornati ragazzuoli. Ho cambiato anche intro così, mentre, perché sì, oggi sono qua ancora una volta nel format forse il mio preferito, perché mi permette di esprimere a voi una mia idea che spero ovviamente accadrà su Dokkan, ma come sì, spero anche che piaccia a voi. Quindi sì ragazzuoli, davvero davvero oggi siamo qua per speculare. Come al solito vi ricordo che non è niente di ufficiale. La cosa che però sì, su cui ci baseremo, è ufficiale, quindi a quanto pare ci sarà questa cosa. Però io comunque la prenderei con le pinze, perché comunque ci si sa già qualcosa riferito al V-Jump, che potrebbe essere questa cosa che vedremo oggi, inserita in questa cosa che vedremo oggi, ma come non. Comunque tra poco vi deluciderò il tutto. Quindi ragazzi, davvero subitissimo un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, con la campanellina sempre accesa per non perdervi nessun altro video, tutti i video precedenti a questo qua sopra, link in descrizione per gli altri social. E direi che possiamo andare subitissimo in schermo. Eccoci qua ragazzi, pronti belli che prontelli su Facebook. Allora, un social che pensavo di non riaprire mai più, ma invece siamo qua perché è presente questa bellissima, questo post da Dragon Ball Z Dokkan Battle Official. Ragazzi, qua bellissima la pagina ufficiale di Dokkan con lo sfondo di Cell, e me ne sono accorto adesso, con la pelle di Cell, giustamente siamo a tema Cell, quindi sì, ci sta. Ed ecco qua ragazzi un post pubblicato ieri alle 11:04, che ragazzi parla di una bellissima cosa, bellissima e simpaticissima, perché dice che va bene, 8 linee completate, però ovviamente non ci soffermiamo sotto questo aspetto. Però ragazzi, vorrei un attimino far vedere il post in queste bellissime tre righe, perché dice chiaramente che la celebrazione dei 300 milioni non è ancora finita. Restate sintonizzati per le prossime notizie. Ragazzi, allora, io intanto ho detto una traduzione un po' alla io boia, nel senso, però comunque, sì, la traduzione la faccio anche vedere dal nostro carissimo Facebook che ce lo traduce. Grazie al lavoro di tutti siamo riusciti a completare 8 linee, come vedete qua ragazzi, 8 su 9. La campagna 300 milioni di Global ovviamente sì, download, non è ancora finita, quindi restate sintonizzati per la prossima grande cosa. Allora, cos'è questa prossima grande cosa, ragazzi? Quello che penso io effettivamente è che ci sarà una parte 3. Ormai ragazzi, già tanti altri youtuber, di cui non farò il nome perché non mi interessa, hanno già parlato di questa cosa. Semplicemente ragazzi, sì, non è che io sono sempre sul Goku fan, ma dove vai Goku by Guys? Voglio di Goku by Guys! Ragazzi, Goku by Guys della saga di Cell. Quello che ciao figliolo vado a esplodere nel pianeta di Riccaio. Voglio quello, quel fottuto Goku. Lo voglio. Bandai, se state guardando questo video, vi prego mettete questo cavolo di Goku LR. Lo so, sarebbe la undicesima o dodicesima LR sul Global, ma a questo punto ragazzi, ve lo dico, non mi interesserebbe niente, perché le Goku by Guys. Oh, e Goku by Guys ragazzi, vi metto qua a schermo l'Arthur che vi fece vedere sul vecchio canale, perché secondo me siamo veramente di fronte alla celebrazione delle celebrazioni. A quanto pare non so effettivamente se qua conta qualcosa, cioè perché vabbè, qui sono 4 rosse che è la versione Jump, 4 blu che è la versione Global, però una è viola, cioè non capisco questa cosa. Sì, per appunto sarebbe la nona linea, la nona parte incompleta, e questa nona parte ragazzi dovrebbe essere effettivamente un qualcosa di grosso, come c'è scritto qua. E state sintonizzati per la prossima grande cosa.
cosa. Allora, come sappiamo ragazzi, nel Jump è stato annunciato dal V-Jump un nuovissimo feature gore. Ve lo rimetto qua brevemente, ma comunque c'è invece un video riguardo, recuperatelo, è uscito mi sembra tipo 3 giorni fa o 2 giorni fa. Lo trovate comunque qua sopra nelle schede se volete rivederlo nell'intero, perché parlo anche del global e delle prossime batch in uscita. È stato annunciato insomma questo Gohan. Questo Gohan ragazzi, io ne dubito e ve lo dico sinceramente che faccia parte della terza parte. Perché se mi fai la prima parte un Dual Dokkan Fest e nella seconda parte una Legendary Summon, top Legendary Summon, in ogni caso sono sempre due LR, a prescindere che una esisteva già, ma comunque veniamo da una celebrazione che ci ha tirato fuori tre LR nuove e riproposto una vecchia, e comunque hanno fatto gli hanno semplicemente rifatto la special. In ogni caso veniamo da due batch che ci proponevano come PG Banner ben 4 LR ragazzi in totale della celebrazione. Secondo voi, come terza parte, la parte conclusiva un attimino della bellissima e simpaticissima celebrazione di 300 milioni, avrebbe senso mettermi un Future Gohan non nell'R? Secondo me ragazzi non avrebbe veramente nessun senso logico, perché cioè mi andrebbero a calare innanzitutto le loro vendite, perché sì, è scontato ragazzi ed è semplicemente banale il fatto che un LR vende molto di più di un tour. Forse sì, dipende anche dall'LR stessa, perché ovviamente un Gogeta Broly ha venduto di più di un degli androidi LR, per dirvi. Però comunque sono sempre Gogeta Broly e gli androidi. Ora qua stiamo parlando di un Future Gohan, che ve lo dissi anche nel vecchio video, non è che vado pazzo del Future Gohan, anzi, tutt'altro. Cioè, per me Future Gohan è un personaggio molto marginale, anche se presente ormai nel cuore di tutti, ma nel mio non ci ha fatto breccia nemmeno per scherzo, perché sì, sono sincero, a me Future Gohan non mi piace. Però ragazzi, ovviamente sono gusti, c'è chi piace Boja, che c'è chi piace Dodoria, fa per dire, insomma, quindi ognuno ovviamente ha i suoi gusti. Però questo non toglie che come personaggio annunciato dal V-Jump è in arrivo Future Gohan per il Jump, ovviamente sempre per il Jump, V-Jump parla. Per il Gohan non si sa, ovviamente feci la schedule a suo riguardo seguendo un'ipotetica idea dell'uscita delle batch, che però se mi fanno la terza parte dovremo ancora posticipare il tutto. E qua io torno anche un attimino su un aspetto, no? Future Gohan fa sempre parte della Cell Game come saga, sempre i giochi di Cell e quella roba lì, perché comunque fa sempre parte della saga degli androidi, quindi siamo sempre nel mood Android Cell Saga. Farmelo uscire come terza parte un tour, secondo me ragazzi, non ha veramente senso. Ma non perché non venderebbe, non perché non ci pullerò, ma perché siamo usciti, vi ripeto, da due parti di questa celebrazione con solo LR, e finirmi il tutto con un tour sarebbe un calare di qualità, semplicemente per quello. Anche se effettivamente tanti di noi sarebbe magari un yeah, perché sì, un Dokkan Fest è molto superiore ad una, come batch ad una Legendary Summon, a prescindere dai rate, quel che siano. Se nella batch di Future Gohan mi ci mettono anche con una Mac, capite bene che io banca apposta 6 la ribalto di letto, perché lo sapete bene, con una Mac lo voglio. Che sia un Dokkan Fest Future Gohan, questo non lo metto in dubbio. Una cosa su cui voglio diciamo mettere diciamo in chiaro questa cosa è che io voglio una nuova LR di Goku Super Saiyan by Guys ragazzi, quella classica che vi feci vedere tantissimo tempo fa nel vecchio canale, tantissimo, una settimana e mezzo tipo due, e che sinceramente sì, sarebbe l'ennesima LR, ma la voglio ragazzi. Non voglio ora come ora Future Gohan, anche perché ve lo dico la sincera verità, di base venderebbe di più Goku by Guys, perché LR, perché quello che volete, perché è iconico, perché è in un momento bellissimo, con un'ipotetica animazione veramente spettacolare, con active skill bellissima, di lui che fa l'occhiolino, cioè che poi si gira, fa il serio e sparisce, cioè sarebbe totalmente ragazzi una cosa molto più alta di qualità, e intanto come al solito la qualità della luce fa cagare al cazzo. Quindi sì, questa è un po' la mia idea. Una cosa su cui mi dispiacerebbe è che non concluderanno secondo me la Cell Game con la fine dei 300 milioni, perché io speravo con tutto il cuore che la Cell Saga finisse con il finire dei 300 milioni, ma a quanto pare no, perché sì, se mi fanno uscire questa nuova LR di Goku, e lo spero con tutto il cuore, e finirà in teoria la celebrazione, quella parte 3 che sarà questo Goku, ora Legendary Summon o non lo so, però dopo a quanto pare ci dovrà arrivare questo Future Gohan, o sarà Future Gohan la carta principale della seconda parte, oppure mi hanno spoilerato Goku che magari sarà un'altra LR da Dokkan Fest, e magari al suo interno insieme a lui come LR ci mettono anche questo Future Gohan. È un'ipotesi, magari ci sarebbe un botto? Assolutamente sì ragazzi, perché sarebbe una batch sola
una batch sola, con Future Gohan al suo interno. E magari nel V-Jump ci hanno semplicemente spoilerato Future Gohan, tanto perché Goku è il personaggio grosso della batch, quello principale, e magari non l'hanno voluto spoilerare per tenderci un attimino sulle spine. Però ragazzi, davvero, diciamoci la pura e sincera verità, Goku by Guys deve arrivare. Io lo spero con tutto il cuore, tanti di voi lo sperano, perché lo so, lo avete tutti i commenti del vecchio video, tanti di voi lo vogliono, ragazzi, anche io. E sinceramente, tra un Goku Special by Guys e un Future Gohan, Goku Special by Guys tutta la vita, ma neanche a pensarci, ragazzi. Quindi questo è un attimino il mood, ragazzi. La cosa è comunque confermata, è che ci sarà qualcosa di grosso ancora nella parte. Qua, ragazzi, dici semplicemente che ci sarà un qualcosa di veramente grosso, e sempre riferito ai 300 milioni, e che ancora questa celebrazione non è finita. Però ragazzi, volevo anche un attimino proporvi e dirvi una cosa. Oggi siamo in data 25 settembre, quando sto registrando questo video, e questo video uscirà il 26. La celebrazione di 300kk, ovviamente mi riferisco all'addio delle batch, dei vari eventi, cose così, su DBZ Space, ma anche nel game ovviamente, c'è scritto il 3 ottobre. Quindi io mi domando, questa seconda parte, questa terza parte, perdonatemi, la iniziano con il finire di tutto, quindi dal 3 ottobre in poi ci sarà la terza parte, oppure, cosa che veramente è impossibile perché non ha senso farmi uscire una batch nuova, un qualcosa di nuovo, fra 2 giorni e fra 5 giorni va via, cioè capite un attimo il mood, cioè sarebbe una cosa veramente insensata, ed è anche questo che secondo me fa non avvalorare la tesi dei 300, della parte dei 300kk, perché se la celebrazione finisce il 3, io non lo so se magari il 3 finisce la parte 1 e la parte 2, e magari inizio nella parte 3, che sarebbe la prima della storia di Dokkan. Dal 3 in poi ci starebbe, ragazzi, sarebbe una novità, sarebbe un qualcosa di mai visto, e sarebbe la celebrazione in assoluto di Dokkan Battle più lunga e grande di sempre, perché non c'è mai stata una celebrazione, da quel che mi ricordo, che abbia avuto 3 parti. Ora non vorrei sbagliarmi, ma da quel che mi ricordo non ce n'è mai stata neanche una. Quindi ragazzi, questo è un po' il mood, è quello che volevo dirvi. Comunque, da quanto c'è scritto qua nel post ufficiale di Dragon Ball Z Dokkan Battle, sì, Facebook, ragazzi, il profilo Facebook, la pagina Facebook, è ufficiale che, ragazzi, la campagna di 300 milioni non è ancora finita, ragazzi. A prescindere che ci sarà un nuovo Dokkan Fest, una nuova Legendary Summon con Gohan o un'altra LR che non sappiamo l'esistenza, a quanto pare, secondo me, è ufficiale e confermato anche da loro che ci sarà una parte 3, ragazzi. Però vi ripeto, prendete questa cosa con le pinze, perché potrebbe essere semplicemente, che ne so, un nuovo evento bellissimo, simpaticissimo, che magari inizia dopo il 3, ma magari non è una parte 3, ma è semplicemente un nuovo evento. Cioè, la butto là, ragazzi. Potrebbe benissimo essere la parte 3 come grande cosa, come benissimo un evento normalissimo, difficilissimo e via. Comunque, se ragazzi voglio sapere assolutamente la vostra qua sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, lasciate subitissimo un bel like e recuperate tutti i video precedenti a questo qua sotto nelle schede, tutti i link per seguirmi su tutti gli altri social in descrizione, ragazzi, in primis Instagram, e mi raccomando seguitemi su Instagram, ragazzi, perché lì vi pubblico le peggio cose, mi raccomando, perché sì, lì vi faccio vedere effettivamente tutto, cioè dal YouTube al me, quindi mi raccomando, ragazzi, Instagram in primis, link in descrizione, e ovviamente tutti gli altri link sempre presenti, Instagram, sì, un'altra volta, Facebook, Twitter, Omega Stone, ragazzi, i 2 gruppi Telegram, DLV, girateli, mi raccomando. E detto questo, e let's go boys, e ciao a tutti.